il green screen non me lo fotto ogni volta. Ok, ciao a tutti. Qui vi siete 397 e finalmente siamo finalmente tornati alla grande in questa nuova settimana per continuare finalmente Black Mesa. Ah, prima voglio fare una piccola, voglio farvi, voglio farvi, prima che continuiamo voglio fare una piccola antetima di una nuova parte di Soundboard che voglio aggiungere. Sappiamo che ti serve aiuto per ammazzare il maiale. Veniamo tutti. Facciamo la salsiccia con le sue budella. Passo. Ecco, questo mi era venuto in mente di farlo da un bel po', perché giustamente a me mi ha fatto morire a ridere sta cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Anzi, allora, lo metto giusto. Allora, per il momento lo metto giusto nella soundboard di coso. Poi più avanti vedo un pochettino. Ma per il resto, si continua Black Mesa, ragazzi. Allora, ragazzi, Black Mesa. Dove cazzo è Black Mesa? Ah, eccolo. Spero che non ci siano degli aggiornamenti, perché se no sarebbe un dito nel culo. Dito nel culo? Sul culo? Sul culo? Black Mesa? Ok, dovrei aver fatto tutto a posto. Spero di sì. Se... Sì, vai così. Bene. Vado, sono passate 2 settimane da quando ho fatto. Sono passate 2 settimane. 2 cazzo di settimane dall'ultima live di Black Mesa. Comunque, siamo andati veramente avanti. Abbiamo fatto una mezza strage e ora siamo arrivati qui. E se non vado errato, sì, abbiamo pure raccattato un paio di armi belle, tipo i lanciarazzi. Abbiamo fatto Mission Impossible, ma con gli esplosivi, qua saltando per aria più volte. E adesso siamo qui. E in mezzo al delirio inscindibile da un'umana concezione. E ora vediamo un attimo come si va avanti, quanto si va avanti. Visto anche che ci sta fa... Cioè, praticamente è una guerra aperta qui. Fatemi prendere fiato. Ma vaffanculo. Oh, c'è qualcosina che posso prendere qui? Qualcosa che mi possa recuperare un po' di energia? Cazzo, abbiamo appena iniziato e già... Insomma, stiamo continuando proprio nel delirio abissale. Vabbè. È una maledetta guerra, eh. Cioè, questa è una maledetta guerra, qui. Niente che un bel lanciarazzi non possa aiutare. Bene. Mi sono accorto adesso che mi sei... Ma posso farlo esplodere con... Wow! Minchia, che bordello. Si può aprire? No. Cioè, raga, vi rendete conto che è una cazzo di guerra? Accendiamo la radio. Hai trovato dei radioamatori di campagna. Hai trovato la radio degli amatori di campagna. Sono lì a ammazzare il maiale. Aia. Mannaggia me. Aspetta, ce l'ho. Burns. Il maiale ha mangiato la foglia. Non scende. Tra un po' saremo noi a prenderlo. Passo. Aspettate un secondo perché voglio farlo. Voglio farlo assolutamente. Lo faccio. Il maiale ha un giubbotto nero e una sciarpa rossa. Una cassa di rosso per chi lo becca, ripeto, giubbotto nero, sciarpa rossa, faccia da fighetto, passo. Oddio.
Oddio, bellissima la cosa che puoi cambiare la voce. Oh, bellissima. A parte il fatto che c'è un po' di gente rompiscatole qua. Se fa culo. Merdaccia schifosa. Ok, forse me sono andato troppo con... Con la roba, perché non vorrei che si fottesse qualcosa. Vabbè, ora vediamo di capire dove cazzo bisogna andare. Perché non mi ricordo dove cazzo bisogna andare adesso. Non mi ricordo più dove cazzo bisogna andare. A parte il fatto che qua troviamo un medikit a manetta, roba a manetta. E rieccoli un'altra volta. Tu ti fai quello, ti fai quell'altro. Vaffanculo, tacci tua. Spero che qualcuno t'ammazza. Ma è una volta che questi perdono la voce. Maremma miusca. No. Statemi lontano. No, via. Ciò. Fuori dai coglioni. Ve ne vate dal cazzo. Tu dove cazzo salti fuori? Proprio lì in parterre dopo un po' per zomparmi addosso. Benz. Oh mio Dio, che paura. Benz. Allora. Ah, posso salire? Minchia, dei caccia. È proprio una maledetta guerra qui. Allora. La guerra dei mondi. Vediamo un attimo di capire dove cazzo bisogna andare. Ah, questi non li posso rompere. Shadia! No, i cecchini, no, i cecchini, no. Su serio, i cecchini. Aia. Ma non c'ho neanche i razzi per ucciderli. Corri. Grazie. Grazie per l'aiuto, ma devo uscire. Siete un po' troppo brutti per i miei gusti. Merdaccia. Levi dal cazzo. Naccia voi. State per buoni. Essere o non essere, questo è il dilemma. Damn, lasciami. Sì, ma... Ok, posso passare da qui. Tipo Mirror's Edge. Aspetta, ce l'ho dei razzi. Ma io non ho capito, ma se con i razzi li possono, non so, spaventare e cose così, ma te levi dal cazzo. Ok. Con qualche colpino in più che mi son beccato da parte dei cecchini di merda. Pezzo di merda! Te morisse qualcuno della tua famiglia proprio. Grazie per avermi aperto la porta comunque. Maremma miusca. Volete una mano? Eccola. Eccoti un regalino. Madre mia. Non so neanche tirare le granate. Incapaci. Oh, ma guardate.
per cortesia, simpatia, potete morire per favore? Grazie. Questo non so che cazzo potrebbe servirmi. Questo non posso utilizzarlo. No, levati. Ok. Ok, chiudiamo tutto. Bene, questo dovrebbe calmare un po' il fuoco. Dovrebbe calmare un po' i bollenti spiriti. Se fai Dead by Daylight mi capita il maiale, userò questa soundboard. Allora fai così. Bene, sto giro, visto che non c'è più una fiamma, possiamo finalmente andare avanti. Mi chiedo solo che cazzo ci potrebbe essere qui. Minchia, Freeman, ti stai lasciando dietro una mattanza di cadaveri. Sì. Well, the good news is, we just ran into the only guy for about half a mile who has lambda codes. Bad news is these guys are blocking the freaking goal line. I say we do this nice and quiet. They look distracted enough. Ok. Come vuoi te, ciccio? Anche se potrei fare molto da Rambo. Anche se preferirei più l'approccio a Rambo. Facciamo tipo Metal Gear Solid qua. Facciamo tipo Metal Gear Solid proprio. Cioè, ormai non so. Anche se poi potrei anche fare così, però. No, Mosè, prima che questi stronzi vengano a bizzarre di rispararci in faccia. Ok, security booth. Down and to the right. In fondo alla destra? Va bene. Oh, shit! Occhio le vespe. Ok, well, I've had my fill of fresh air. Anche se questa la chiama. Sbrighiamoci. Forza. Jesus. Not how I thought my day was gonna go. Guarda, non sei l'unico, Non sei l'unico. Maremma miusca. Ma è morto? È morto? Se credo che sia effettivamente morto. Qualcosa mi dice che qualcuno se l'è mangiato. Non so, o si è ammazzato o è morto. Che cazzo. Ah no, è nella guardiola. Ok. We made it. Apri sta merda. That'll get your heart popping. Ok, sì, vabbè che è quella a 1000, però abbiamo un... Sì, abbiamo un grosso problema all'orizzonte e te ti metti a ridere. Idiota!
Addio. Addio, addio. Io non voglio neanche sapere chi cazzo ti ha ammazzato. Cioè, ogni passo che faccio, una guardia fa una brutta fine, proprio. Una bruttissima fine. Fa proprio una brutta fine. Non oso, pensare come se l'ha inculato male quel tipo. Oh, ma bene. Ancora voi. Ma venate, dai, cazzo. Oh, ma non è ancora morto. Mo' morì. Madonna mia. Guardate che disastro. Cioè, tutto distrutto. Tutti morti. Proprio uno scenario terrificante. Almeno io lo reggo. Almeno io lo reggo. In una situazione del genere non so se come la leggerei. Il maiale ha mangiato la foglia, non scende, tra un po' sarà mano a prenderlo, passo. Oh! Ai! Toglielo! Ok, direi che questa non è stata per niente una buona idea. Aspetta, dove ho salvato? Crashato il gioco. È crashato il gioco. È il crashato il cazzo di gioco. Non avevamo risolto sta merda prima? Non l'avevamo risolta prima sta merda. Che cazzo? Cioè, è esploso il gioco così. Cioè, arriva quello, mi tira una fiammata. Io ricarico la partita e niente, crasha. Ma che cazzo? Non mi dire che devo. Dio santissimo, sto problema. Aspetta, non so se è ancora in beta. Non so di per certo se è in beta o meno. Dove cazzo è Black Mesa? Dove cazzo è il coso di Black Mesa? Oh, come partì? Come cazzo ha fatto a esplodere? Cioè, io non ho capito come cazzo abbia fatto esplodere il gioco. Cioè, carica la partita. Boom, esplode. Cioè, proprio crash a manetta. Ma sei stronzo. E meno male che esiste una cosa che mi ha salvataggio automatico. Se no, guarda, sarebbe stato del lasaretto. Dritto, dritto nel retto. Pardon, c'è qualcosa che vuoi dirmi, gioco? C'è qualcosa che non va? Vuoi mi dire che mi si è corrotto un salvataggio che non funziona più? Ti prego, dimmi no. Dimmi che non è così. Dai, ma veramente? Ma proprio adesso doveva crasharmi? Ma come fa a crasharmi? Ancora vorrei capirmi, cazzo. Fa a crasharmi di volta. Aspetta. Questo? Ti prego, dimmi che va. Ah, ok, era proprio una parte buggata del gioco. Ma portaci. Aspetta, dove cazzo ero? Ah, ok. Vogliamo essere sicuro di non essere, di non aver caricato la partita in un punto sbagliato del gioco. Oh mio Dio, che paura. Boop. Boop. Ma me levate la cazzo. Non ho tempo da perdere con voi. Fatemi salvare la partita. Via. Ciao. Direi che è il momento di correre. Cioè, mi ci vorrebbe qualcosa di forte per ucciderlo. Mi stai inseguendo?
No! Oddio! No! Shit! No, 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 sta buono lì, sta buono lì. Ma non ti ho fatto niente io a te, vaffanculo! Fuoco! Sparate! Spara! No, 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 sta buono lì. Sparagli! Te sta bene. Così impari a prendertela con Vince. Ma questo è un coglione. Qualcuno apre la porta? Sì, ma posso sapere dove cazzo bisogna andare adesso? Questo allarme sta iniziando a rompermi. Questa non si apre. Non mi dire che devo utilizzarlo un'altra volta per poter rompere la porta? Cosa che mi stai a dire? Sì, credo di dover rompere tutto. Allora, prendi qua. Fire! Vediamo un po' se rompe la porta. Ha funzionato? No. Ma dai! Dove cazzo devo andare, mo? Pardon, dove cazzo devo andare? No, qua non c'è niente. Qualcuno apre la porta? Come cazzo ci entro, mo? No, non sto capendo. Che cazzo devo fare? Forse... proviamo. No, non ha fatto niente. Questo invece? E pop! Cade! Oh, sto allarme! Apri. Ah, devo per forza...
Ah, ancora sto allarme. Avevo ragione, quel tecnico è un cretino. Dov'è finito? L'ho cacciato mezz'ora fa. Come l'ho cacciato? L'ho cacciato mezz'ora fa? Stiamo qui chiusi qua dentro con l'allarme che suona. Ma perché mi viene in mente una citazione a Camera Caffè certe volte? Vabbè. Oh, però almeno questo allarme sente poco. Ma vaffanculo! No! Bastardo. Culo assordo. No! Posso entrare? Sì, posso andare, posso andare. Ineluttabile. Minchia, una maledetta guerra qua fuori. Dimenticatevi di prima, ma vaffanculo. Way behind enemy lines. We just missed the last flight out of here. I hope you brought some backup point, Dexter, cuz we're gonna need it. Magari, eh. Ma sono io i rinforzi. Ma peccato, sono io i rinforzi. Tra i tuoi colpi, Doc. Quante volte mi avete detto di ricaricare? Facciamo una cosa. Proviamo ad aprire. Ma va! Guarda, non avevo, non me ne ero accorto. E qua! Aia. No. Maremma miusca. Che palle quando a volte le difese non funzionano. Ti metto i codici prima. Ma andate a cagare. Aspetta, quanto siamo arrivati? 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, non credo che manchi poco. Non credo che manchi molto alla fine del gioco. Credo, eh. Minchia, però, anche perché poi sta lungando. È lungo. Quanto mi sta aspettare? Ah, ok, pensavo. Perché è penetrabile poi? Boh. Questa non è penetrabile. Se spacco. Ah, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Lontani. E ringrazia che non è il lanciafiamme, eh. Levatevi al cazzo. Allora. Oh. Un bel vaffanculo, non vado di nessuno a voi. Ma me le vado dal cazzo. Io non ho tempo da perdere con voi. Va bene, mi costringete. Quindi un bel baffo, ancora non voglio trovare nessuno. Che, becca adesso social. Spero che sia morto anche il tuo amico. Ok, questo non si apre. Non si apre! Maremma miusca. Dai, avevo recuperato. Ma dai, avevo recuperato un po' di vita. Dai, avevo recuperato un po' di vita. Tutta la vita che avevo recuperato non c'è più. Fortunatamente qui ci sono un bel po' di cosettine, belle cose che proprio mi aiuteranno con questo. E dove cazzo devo andare, mo? Qualcuno me lo spiegherà, io non lo so. Questa non si apre. Non c'è un cazzo.
Dovrei aver raccolto anche tutte le armi del gioco, perché per il momento mi sembra di non raccogliere nient'altro. Aspetta, questo lo posso rompere? No, non lo posso rompere. Ah, oppure posso fare... Kaboom! No, non ha funzionato. Cazzo. Allora mi sa che dovrò andare in un'altra strada. Andiamo qui. Alla casa. Alla casa. Ah. Ok. Scordatevi di Freeman, save, vaffanculo, va. Non mi scordate proprio di me. Sti cazzi. Non devo fare l'ennesimo. No. Quello dei coglioni. Cioè, proprio io ho sparato in faccia al momento in cui l'ho visto, proprio. Mi ha zompato addosso come un pazzo. Allora. A parte le cazzate, vediamo un attimo di riuscire a uscire da questa situazione di merda. Anche perché non so quanto può essere lungo sto cazzo del gioco. Per dirla tutta, no, non ho neanche la minima idea. Che fanculo. Questa non si apre. Però qua posso andare. Non cascare. Bravo. Che fanculo. Posso prenderti a sprangate? Fanculo. Questo si rialza? Credo di no. Suppongo di no. Salviamo la partita. What the f- Grazie per la morfina. Salve. Che fanculo. Questa non si apre. Recuperiamo tutto quanto. Anche se non basterebbe neanche quello che raccolgo. Forse una di poi sono per le fosse. Te fanculo. E... oh. Ah, grazie. No. No. Cazzo. Ma questo è un coglione. Quando l'ho salvato. Aia. Ma che cazzo mi ha morso poi? Aia. Dammi dai coglioni. Dammi dai coglioni. Grazie. Dai però, che palle. Vai così. Riproviamo. Molto con calma. Vediamo di non fare i kamikaze. Aspetta, forse posso usare questi a mio vantaggio. Tenetevi, tutto per voi. Te beccate le costolette. Ciao. Ok, stavolta è andato liscio come l'olio. Ciao. Sul serio.
Ma che cazzo? Ma che cazzo? Mamma, avete rotto i coglioni, sapete? E cosa c'è quando mi rompete i coglioni? Questo. Sì, sì, perdere di sangue. Sì, 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 sì. Quello che te pare. Quello che te pare, caro. Quello che te pare. Ragazzo, siamo mo. Dove andremo stavolta? Adesso mi aspetterò di tutto a sto giro. Mi aspetterò proprio di tutto. Oh! E perché tutto sto arsenale? Non mi dire che c'è qualcosa di molto importante. Ah, ok. Cioè, ho premuto entrambi F6 e F7. Però, mio Dio, che bordello. Ah, ok. Mazza, che bordello. Oh maremma. Aiuto. Che cazzo. Esci fuori. E dai. Dimmi che l'ho colpito. Dimmi che l'ho colpito, ti prego. Dai, ma sto. Ah, ma è un carro armato. Ma è un carro armato. Ah. Se voleve. Dammi qua. Ma perché devo sempre finire i colpi nei momenti peggiori? Go, fanculo. Arr! Allora, non ve basta? Potevo continuare. E che mi avete leggermente rotto i coglioni. Oh, guarda, me ne ho scordato uno. Ma va a cagare. Ma vaffanculo, va. Ma va a cagare. Allora, cerchiamo di fare le cose con calma. Evitiamo di crepare come dei cani. Evitiamo di crepare come dei cani. Per l'amor di... Ma per l'amor di Lilito, mai una volta che c'è qualche non ci sono rompiscatole fra i coglioni. Allora, come si esce da qui? Ho ancora ste cazzo di torrette. Ma allora dito che siete stronzi. Te, fa culo. Allora, come andiamo qui?
Ok, qui non c'è niente. Zero. E dai. Vabbè, mi sa che devo usare il vecchio metodo. Anzi no, c'è un ascensore. C'è un ascensore. Fortunatamente per noi c'è un bellissimo ascensore pronto ad aspettarci, cazzo. Pronto proprio per aspettarci. Pronto proprio per farci una bella attesa, proprio per farci la festa. Ma va che... No dai, roba radioattiva no. Che palle. E meno male che qua... Essere dei coglioni, eh. Lasciamo che si scannino. Questa non si apre. L'hai dovuto intuire, guarda. L'hai dovuto proprio intuire. Dai, massacra lì. Massacrata lì, forza. E io non ho tempo da perdere. Potrei rimanere qui a guardarvi per ore, guarda. Potrei rimanere qui a guardarvi proprio per ore. Maremmo mio. Vabbè, diamogli una mano. Tanto sono qui. Che hai da guardare? Hai qualche problema, mio fratello? Idiota. Non ha capito che i carri armati hanno un limite in quanto riguarda muovere la canna. Da zucchero. Credo. Sti cazzi. Ma questo è un coglione. Dai. Power 45%. Ok, tutto molto bello, ma dove cazzo devo andare adesso? Dove vado? Ah, ok, devo andare qua. Niente che un buon lanciarazzi possa risolvere. Madonna. Cioè io ho perso tutta quella vita solo per ammazzare una maledetta torretta. Tacci loro. La torretta degli mortacci loro. Proprio la torretta proprio degli mortacci loro proprio. Proprio quelli degli mortacci. Gli mortacci vostri. Antemano. Le mortacci vostre. Ok, non so perché mi è venuto in mente il mix di questo è un pullo. Quanta cazzo di gente stanno a massacrare ogni minuto che passa proprio. Devia. Ho paura di quello che potrebbe succedere adesso. Come ok, dammi qua. Che a me una curatina non mi farebbe schifo.
Ti prego, dimmi che c'è qualche cura. Dai. Niente? Popo, niente, niente. Ma allora sei strozzo, eh. Vabbè, scendiamo. Tanto va qui. Rettore Lambda. Ah, oh, siamo già... Aspetta, siamo già... a capitolo 14. No. Invece no. No, veramente, siamo finiti proprio in un casino tremendo. Per un esperimento andato male, è scoppiato il casino proprio. Cioè, abbiamo fatto un casino, cazzo. Cioè, tutto sto casino perché giustamente, se prima non fosse andato al lavoro, guarda. Se prima non fosse andato al lavoro, poteva benissimo starsene a casa. Invece no. Vabbè, sì. Poteva benissimo starsene a casa, invece si mette a fare bordelli. Si mette proprio a fare bordelli. No. Salve. No, 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 tu non hai capito. Oh. Dai coglioni. Vuoi morì? Madonna mia. Ok, cura. Cura, cura. Cura tutto, cazzo, cura tutto. Cura tutto. Maremma Musk. Vediamo solo di uscire da questa situazione del merda. Sperando solo di evitare di incontrare di nuovo quelle teste, di non incontrare un'altra volta l'esercito qui. Dacci loro. Le ultime parole famose. Le ultime ca... Ma... No, 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 voi no, voi no, voi no, vi prego no. No, 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 no. No, 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 statevi lontano, no. Mai, ma di... Ma, dai, ma di tutti i nemici che mi potevano capitare su Half-Life, questo. Questi. Poi dai coglioni. Ma poi so pure assassino. Oh, mori. E che cazzo. Hai un po' rotto la minchia, eh. Vieni qua. Maremma. E già tanto che non c'avevi un... Manca solo che mi tiravi pure un coltello in faccia. Oh. Ma ve ne vado dal cazzo? Aia, aia. Emergency. User death imminent. Ma questo è un coglione. Ma cagare. Ma vaffanculo. E dai. Naccia a voi. Maledizione. Au. Aia. Levatevi dai coglioni. Ma levatevi dai coglioni. Levatevi dal cazzo, per favore. Non ho tempo da perdere con voi. Ecco, giusto per assicurarmi che non che siete morti. Naccia a voi. Già tanto che non uso. Ah, bene. Volete che io usi il lanciarazzi? No. Scherzavo. Scherzavo, non uso il lanciarazzi. O voi non uso neanche il lancio. Ho detto che stavo scherzando, però. Ho detto che stavo scherzando. Ecco, devo fare tutto sto pezzo da cavo. Giannazione. Oh. Basta.
Ovvio, facciamo Al-Qaeda un altro po', facciamo pure Al-Qaeda un altro po', ma guarda, già è tanto che non mi mettono pure, non lo so, un kamikaze addosso, in mezzo alle palle proprio. Mancava solo il kamikaze, mancava solo il kamikaze di Sam in sto gioco. Oh, ma me le parlo. Va bene, mi avete costretto, ed ecco qua. Vi faccio esplodere la famiglia. No, non lo so, sta. Non lo so, mi ha dato di volte il cervello. Non riesco neanche a... Ma ok, beh, ok. Sto giro è stata un po' un'idea del cazzo, quella di usare, il lanciarazzi. Quella di usare il lanciarazzi proprio... Ma porca. Va bene. Lizzo. Oh. Maledetti bastardi. E qua. Ai. Dove cazzo siete? Tacci vostro. Ma avete rotto i coglioni fino a mo. Adesso vi prendo a fucilate proprio senza pietà, eh. Salva. Salva. Togli dai. Oh. Cortesia, simpatia. Potreste per favore gentilmente, solo unicamente, andare a fanculo. Grazie. Bel culo. E ringrazia che non sono necrofilo, eh. Grazie a voi che non sono necrofilo. Tacci vostra. Ma porca. Non mi dire che mi soppe... Non mi dire che mi... Ti prego, dimmi che non sono rimasto bloccato da qualche parte e non so dove andare. Dimmi che non sono rimasto bloccato. Dannazione. Oh. Avete dei coglioni. Non rompere i coglioni. Casse. Oh, qualcosa che si apre. Fanculo. Ah, ok. Ah, ok. Finalmente ci siamo liberati quell'area dai piedi. Spero che quel tipo di nemici lo vedo meno spesso. Spero che siano rari da trovare questo tipo di nemici, perché se no mi incazzo come una iena. Ok, vai così. Dai, maxami tutto. Ah, vai così, abbiamo tutto maxato. Armatura, ok. Vita, ok, siamo a posto. Anche se hai l'energia data. Preciso proprio. Ma vaffanculo, va. Cortesia. Simpatia. Levatevi dai coglioni, per favore. Fate casino. Anzi no, far casino. Al massimo sarò solo io a far casino. Voi dovete solo crepare come dei cani. Cioè, mi ha tirato una manata allucinante, cazzo. Cioè, mi ha tirato una di quelle manate che proprio solo mio fratello potrebbe fare. Mi ha tirato una di quelle manate proprio forti. Che proprio il cervello di Freeman è volato via. State buoni lì. Non è spawnato. Non c'è qualcun altro qui, vero? Non c'è nessuno qui, vero? Spero di no. Perché mo mi avete rotto le scatole. Letteralmente. Perché voi non potete semplicemente venire qui e rompermi i coglioni. Perché se no mi toccherebbe per forza utilizzare un fucile a pompa e spararvi nel muso proprio. Vedi questo. No. Ti prego, non mi tirate altre manate, che già mio fratello me ne ha tirate troppe in vita mia. Tu!
Cioè, a volte mi da, cioè, da proprio gusto ammazzare la gente con lanciarazzi. Ammazzare la gente con lanciarazzi proprio da gusto. In certo senso. In un certo senso proprio. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. E sti cazzi. This is the last entrance to the Lambda complex. Every mm-hmm. other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. Se ti sparassi in faccia. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Ma se prima... Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo veramente... Lasciamo perdere. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than... Ma va! Dopo aver fatto mezza strage. Ma e poi non sono autorizzata ad avere a sapere tutto quello che succede in questa zona. Ma falla finita. Ma va, cagare. Ok, diamo di nuovo tutto. You must have an extra clip somewhere in that suit of yours. Dimmi ancora un'altra volta, ancora una volta, che io devo ricaricare e ti ficco la canna di questo fucile nel culo e te lo sparo. Cosa? C'è sviluppa... c'è un'altra arma per me? But I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you, but please promise to put her to good use. Certo che lo farò per una giusta causa, signor deficientus, uscito fuori da un entire ugly bastard. Voglio solo sapere se posso qualcosa. Cosa posso uccidere? Fighissimo! Grazie, Doc. Non ti ammazzo solo perché mi hai dato l'arma, quindi mi levo dai coglioni. Ma vaffanculo. Ma va a cagare. State zitto. Immagino solo quanto sarà divertente avere un'arma del genere e andare nella sede dell'Unione Europea. Mi divertirei un casino. Mi divertirei proprio un casino. Farei proprio un massacro di massa. Un massacro di massa? Ma che cazzo sto a dire? Cioè, anche perché poi non so se è italianamente possibile. Massacro di massa. Oppure omicidi di massa. Scegliete voi. Aia. A voi mi ammazzo in una classica maniera. Con le vostre Alakazam. Anche se poi non sono... Vabbè, lasciamo perdere. Alakazam! vabbè. E dai, mai una volta che c'è una porta che si apre. Oh. Mai una volta che c'è una porta che si apre. Oh, salve. Problemi? You are a sight for sore eyes. Mm-hmm. Head on downstairs. Scendiamo di sotto. Man's got a plan to get us out of this mess. Sì, quello che ti pare. Dai, vieni. Che già una zavorra in meno, un cadavere in più, non farà la differenza. Sì. You'll need to activate both pumps to flood the reactor. And then that access pipe down there will take you on to the core. Hurry on now, son. Time is short. Il tempo è tiranno, sì, però maremma mia. Pump stations have been positively overrun. Take these supplies and hurry. Va bene, ma non c'è bisogno di aver fretta. Non è che mi danno un timer, maremma miusca. Non è che c'è un timer. E io come cazzo ci vado lì? All right, let's go. Mi potete dire perlomeno dove cazzo devo andare? Take whatever you can carry, Doc.
You'll have to open the emergency drain caps for each coolant tank. And what with the protection the HED suit offers, you're the only one who possibly could. Se sapessi anche dove cazzo bisogna andare. Perché qua non si apre. Qua là non si apre. Qualcuno mi apre la porta. Qualcuno che mi apre una porta. E che cazzo. Cioè questa è chiusa. Pure quest'altra. Cosa cazzo devo fare? Aspetta, non è che... Ah, questa è rotta. Ma se io... Aspetta un secondo. Dannazione! Per un attimo pensavo che ci avrei creduto che sarei... Ma vabbè. A sto punto poi mi ha fatto volevi. E levati dai coglioni, ma che mi viene voglia di spararti in faccia. Coglione. Aspetta. Aspetta un secondo. Ma non è che per caso... Non ho la benché minima idea di cosa cazzo devo fare. Fantastico. Ok, quindi devo andare qui. Credo. Spero vivamente di sì. Wow. Sì, certo che è la strada giusta. Peccato solo che ci posso passare solo io. Mentre voi ci avete tutto il culo pesante in sto gioco. Ci avete tutto il culo pesante in sto cazzo di gioco. Solo Freeman può attraversare i condotti e accucciarsi e andare dove cazzo gli pare. Mi siete solo di intralcio. Se non smettete di spararmi a... Levate dal cazzo. Cioè proprio... Cioè non avevo neanche visto quel coso di merda. Ma voi siete più rompiscatole di qualunque altro nemico però. Spawnate proprio all'inverosimile. Chi? Sembra... Aia. Sembra che vi serva delle gocce degli occhi perché vi ho appena rotto un occhio. E forse avrò anche ammazzato qualche decimo. Dai, ma mi potete rompere i coglioni. Uffa. Aspetta un secondo, dove cazzo... Non devo fare parkour, vero? Sì. Credo che dovrei fare parkour. Alla kazoom! Volevi? Volevi, strozzo? Cioè, proprio Lim l'ha vista! Alla kabla! Prima di beccarti proprio un colpo di fucile in faccia. No, non lo voglio chiudere. Non lo voglio chiudere. Mi serve. E questa che cazzo mi serve? Ah, no, devo andare qua, devo salire. Salire. Sempre più in alto, Sempre più in alto. Ma perché ci sono degli ascensori che mi per scendere poi? Ah, forse perché questo è rotta, credo. Sì, è rotta. Cioè, calcolando che con tutto il casino che c'è là fuori, mancherebbe solo che esca una specie di panettone motta ad ammazzarmi. Non so se qualcuno di voi si ricorda di quella pubblicità del cazzo. Di quella pubblicità del cazzo. Lasciamo perdere, va.
Staccati. No. E ora che devo fare? Ah, ok. Ma era ovvio, Vincent, che cazzo ti aspettavi? Oh, meno male che l'acqua ammazza gli headcrab. Patetico, veramente patetico. Oh! Te la vedi ai coglioni! Tacci tu. Devo... Ah no, non pensavo per un attimo... Oddio, non mi dire che devo... tipo, girare ogni manovella. No, no. Questa no. E devo fare parkour, di nuovo. Aspetta. Aspetta un secondo. Non mi dire che devo per forza fare in fretta. Non mi dire che devo fare in fretta e devo attivare. Te ha rotto il cazzo. Ma cagare. Ste parte palle proprio. Cazzo, c'è gente con Windows 98 qua. Non mi sono ancora bastate le bastonate in faccia, eh. O per meglio dire, le fucilate in faccia. Non mi sono bastate proprio le fucilate in faccia. Me ne volete di più? Siete più ottusi di quanto ne poteste aspettare. Fuori dai coglioni. Aia. Prima, un po' più veloce a ricaricare. Te fanculo. Aia! Aia! No. Su serio, sono rimasto con 6 di vita. Dai. Su serio, 6 di vita. Devo sopravvivere con 6 di vita. Ma allora mi prendete in giro. Allora, non è per cattiveria, ma voi mi avete leggermente rotto i coglioni. Ah, ok, ho salvato qua. Per un attimo ho pensato, oh no, adesso devo rifarmi tutta la strada. Invece no, meno male che fortunatamente ho salvato. Fortunatamente ho salvato, e se no me la sarei presa nel resto, me la sarei presa. Te fanculo. Tacci tu. Hai rotto il cazzo. Mori. E ora devo sopravvivere con 6 di vita. Fantastico. Devo sopravvivere con 6 di vita, cazzo. Perché qui non c'è niente. Proprio niente di niente. Niente di niente. Ciò è davvero rilevante. Oh mio Dio. Allora. Fuori. E... spero di aver fatto giusto.
Bravo. Bravo Freeman. Ancora mi chiedo come Maremma Miusca sia possibile. Aspetta. Quindi aspetta un secondo. Mi stai dicendo che devo, che tutto sto culo che mi sono fatto, ti prego dimmi che serve da qualcosa tutto sto culo che mi sono fatto. Cioè l'ho attivato, no? Credo di averlo attivato. Spero che di aver attivato quello che dovrei attivare. Perché se no, se devo fare tutto quel girone assurdo, cazzarola, due coglioni. Ecco. Non mi dire che mi sono incastrato. No, non mi sono incastrato solo. Ok, per un attimo ho pensato, oh no, adesso stirerò. Allora. Nah, non credo che... Forse perché più che altro, vabbè. Forse devo tornare indietro. Devo assolutamente tornare indietro. E so due che mi dite cerca di ricaricare. Ma vaffanculo, va. Non dimenticare di ricaricare. Andate a cagare. Andate a cagare. E c'ho la testa che mi sta martellando. Accidenti. Aspetta un attimo. Non è che per caso. Colpa mia sto cazzo. Vedete i coglioni. Allora. Ora. Se io devo attivare anche un'altra cosa. Credo di. Ecco, c'è un altro sistema. Sì, un altro posto, un altro punto. Giusto? È qui che devo andare? No, non sto sbagliando, vero? Spero di no. Ok, credo di non starmi a sbagliare. Porca miseria. Mi fa anche molto piacere che finalmente OBS ha capito che non mi deve rompere. Dicevo, sono contento almeno che OBS non me ha capito che non mi deve cagare il cazzo. Quando con i frame calanti, eccetera. Perché sennò, guarda, gli rompo il culo. Anche perché poi overclockare. Anche perché poi vorrei anche evitare di fare un overclock. Perché sennò se overclocco male, mi disintegro il PC da solo proprio. Quindi, per il mio opinione personale, evitate di fare gli overclock. Sennò altrimenti vi rompete il PC, vi rompete la scheda madre insieme al PC, al resto del PC. Un mio amico si è messo a cercare con l'overclock e non è fila molto bene. Maremma Miusca. Ah, sei morto. Meno male. No. Volevi. Ti piacerebbe. Ma va cagare. Salva. No. Fuori. Non rompermi le palle. Si sta martellando proprio la testa a Gugu, cazzo. Proprio mi si sta martellando il cervello un altro po'. E se sta a martellare il cervello. Cazzo. Fantastico. Oh mio Dio, che paura. Ma che è. Ci stiamo caccando sotto. Cosa? Ci stiamo caccando sotto. Cioè veramente i non morti qua fanno veramente pena. I non morti qui fanno veramente pena. Bene. Ma leva di lei coglioni. Com'è che devo sopravvivere con due.
Via. Via. Buoni lì, non mi rompete i coglioni. E meno male che ho salvato, eh. Meno male che ho salvato. Perché se no, guarda, mi sarei rotto i coglioni. E sto pezzo. Allora. Regolazione, brutta, partenza, via. Ok, ok. Questa me la sono andata a cercare un po' io. Questa me la sono andata a cercare un po' io. Allora. Yo. Che per andare a fa' il culo. Hai capito? Capito che vedevi di parte, che vedevi di parte. Cazzo. Levatevi dal cazzo. Non rimanevo così senza fatto, da fatto un pezzo di cazzo. Mi è rimasto in gola. Oddio. Adi è un cazzaro olimpico. Come non si apre? Come? Alzala. Ah, alzala. Cos'è che lo blocca? A parte voi maledetti strozzi. Giustamente, quello mi tiene, mi prendeva per il... l'altro boom, malakazam. Bravo Vincent che non ha salvato. Bello. Allora. E vaffanculo però, eh. Ah, ma proprio di sopra sei. Ma va a cagare. Ma allora siete stronzi. Ai! Kill with fire! Mi sono rovinato la battuta. Avete rotto la minchia. Ah, ma è lì! Proprio in agguato, eh. Proprio in agguato. Kill it with fire! Minor fracture detected. Minor lacerations detected. Ma il vaffanculo però non me lo dai a nessuno. Ma perché non si attiva? Perché non si attiva? Dai! Non mi dire che mi sono perso qualcosa di importante. Qualcosa di molto molto importante. Ok. Cosa... Che dovrò fare? Che devo fare? Ma è attivo questo. Che cazzo volete di più? Cosa vuoi da me, gioco? Cosa vuoi da me, gioco? Che cazzo vuoi? Oh, ma che cazzo pensate di fare? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo è? Che giornata di merda. Cosa le facciamo di loro, Jarl? Secondo la legge di Skyrim, se te beccano a fare i danni che sei un prigioniero, tu devi partire per farmi. Sei principale, ammazzato. E quindi che mi tocca, ragazzi. E mi tocca soffiarsi i vostri. A me non me ne frega un cazzo di salvare il mondo. Ma salvare il mondo da cosa? Ma come da cosa? Ma che cazzo? Dei draghi, no?
i draghi. Oh, avete ammazzato il culo. Siete diventati prigionieri. Adesso siete eroi, andate a salvare il mondo. Te rompete il cazzo. Vabbè. Poi. Cioè, mi ha dato un'artigliata, cazzo. Perché è una malata, ma... Mamma, avete rotto i coglioni. Non incrociate i flussi. Vado veramente. Io ancora mi domando come cazzo è possibile che nel 2016 hanno fatto un abominio come il reboot di reboot utilizzando praticamente il cast di Pornhub. Cioè, veramente. Ma poi tra l'altro che ormai io ne avrò visti di atrocità di catastrofe cinematografica, ma quello che purtroppo ci fu un vero disastro. Ma do veramente, lasciate Ghostbuster a chi lo sa fare. Fate tornare il vecchio Bill Ma, il caro Bill Murray e i suoi compagni. Ed evitate di fare film con gente che è uscita fuori, che sembra uscita fuori da Pornhub. O Brazzers, a seconda del caso. Ok. Ma tutto sto bordello per cosa poi? Tutto sto bordello poi per cosa? Non ancora capire perché tutto sto bordello per una pagnotta. Dai Freeman, non so neanche quanto cazzo ci vuole ancora per poter. Yes! Bene, anche questa è andata. E direi che è il momento di correre. Fuori dai coglioni! Fuori dai coglioni! Cancro! Oh. Mai una volta che ve le fate dal cazzo voi, eh. Dai, faccele mai io. Ok, va bene, ok, perfetto. Vediamo di uscire da questa situazione. Almeno proviamoci. Anche perché una persona normale non riuscirebbe mai a uscire da sto bordello. Se fosse stato quel grassone senza cervello di mio fratello. Serve sta scala poi? A cosa cazzo mi serve sta scala? Cosa mi serve? Cosa me cazzo mi serve sta scala de merda? Qualcuno me lo dovrà spiegare prima o poi. Cioè io proprio. Allora. Aspetta. Allora. Non mi rompere i coglioni. Fammi uscire da qui, dai. Ok, possiamo lavarci dei coglioni adesso. Sempre se non ci saranno altri imprevisti. Dannazione! Sempre se non ci saranno altri imprevisti, del cazzo. Dici un'altra volta. Ancora sta ricarica. Io ammazzo tutti i miei consegni a Satana se lo ridite. Vabbè, va, faccio io.
Faccio io, grazie. Inutile come mio fratello proprio. Aspetta. E ora dove è finito il dottor testa di merda? Il dottor idiota. Il dottor Craniotti. 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 Insomma, che mi viene. Ma poi vi immaginate uno che c'ha come cognome Craniotti? Allora, con calma, ecco. Sì, ma che devo fare Matrix? Che devo fare Matrix qua? Facciamo una bella ricarica. Ma aspetta, fammi un attimo portare qui quel deficiente. Dove cazzo è? Oh, ciuccio, vieni qui. Andiamo. C'è già che mi hai fatto perdere metà vita solo per, solo perché sei rimasto chissà cosa. Mangiarti del pollo fritto. Anzi, il pollo fritto parlo di coglioni, ma vabbè. Chi è che c'ha un forno, un forno portatile? Vieni qua. Oh, almeno dammi una mano, eh. Sei un cretino. E vabbè, ma ha fatto rugby questo qua, cazzo. Ma allora dillo che sei stronzo. Cazzo, non ho neanche le munizioni per il lanciarazzi. Non ho neanche le munizioni per il lanciarazzi. Ma che cazzo? Vabbè, va. Lasciamo perdere. Vieni qua. Andiamo. Se vieni qui, per favore. Lo dico gentilmente. Dai, te lo dico con gentilezza stavolta. Ok. Mi voglio crepare come dei cani. Oh, e finalmente. Aia. Oh cazzo, quanti cazzo rimane qua. Oh, ma che cazzo. Dai. Vuoi veni? I'll secure this area. Get on your game face, Doc. Vieni. Dai, che tanto sei quello più sacrificabile.
Fammi la basta sta merda. Dai, Freeman, che cazzo. Andiamo. Salva. Oh, guarda lassù. Ma va. Vaffanculo però, Guarda lassù. Oh, veramente sei morto. Dove cazzo sei? Non stavo. Schifoso. Oh, e boh, basta. Quando è troppo, eh. Avete rotto i coglioni, Ma è una volta che voi maledetti stronzi. Oh. Effettivamente sei diventato cool. Oddio, no. Per l'amor di Lilith, proprio. Per come cazzo si fa? No. La lascio morire stavolta. Stavolta pure lo lascio morire. Stavolta lo lascio morire. Ora. Dove cazzo devo andare? Chi lo sa. No. Dai, ma come fanno a farmi tutti sti danni? Premi sto bottone. C'è qualcosa di importante qui? No? Va bene. Sì, però adesso devo fare attenzione, se no rischio di cascare. Ah, ma posso andare da qui? Cioè, mezz'ora per capire sta cosa. Ma proprio mezz'ora per capire sta merdata. Merda, aspettate un secondo. Giustamente, pericolo di radiazione, mortacci. Ok, datemi un secondo che devo rispondere a qualcuno. Devo rispondere un attimo a qualcuno. Mari. Ok, secondino. Ok. Allora vediamo un attimo di risolvere questo problema. Ok, questo dovrebbe essere il reattore che dovremo attivare. Allora, stiamo calmi, tranquilli, non succederà niente.
Cioè, io, il problema è che io devo sopravvivere con 6 di vita. 6 fottutissimi punti vita. 6 cazzo di punti vita. 6 punti vita de merda. E che cazzo. Cioè, io devo sopravvivere con 6 punti di vita, capiamoci un attimo. Ma se voi, maledetti stronzi, spawnate come mosche, mi rendeste solo la vita un inferno. Ah, e che cazzo. Ok, Mookie live. Andiamo dai coglioni. Fuori dai coglioni, proprio. Fuori dai coglioni! Che merda di genitori del cazzo! No. Merda. E mi sono accorto adesso che avevo. Che avevo tipo. Che ero tipo. Leggermente. Ero leggermente basso. Shadia. Quanto è tenero, guardatelo, guardate quanto è tenero. È tenerissimo. Dai, stai qui, Maduro. Mi serve tutta la fortuna possibile. Ok. Come. Sopravvivere con 6 di vita proprio. Devo sopravvivere. Ma quante volte l'avrò detto ormai? Te la vita a cazzo. Oh. Culo. Dove siete? Proviamo un'altra volta. No! 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 Ma neanche il tempo di lanciare le granate. Neanche il tempo di lanciare le granate. Sono morto più che Krillin in tutto Dragon Ball. Calma, ce la possiamo fare, forse. Sì, ma ogni volta il tempo che io mi metto in un angolo. Il tempo che mi metto in un angolo, cazzo. Possiamo fare, per favore, non ne posso più. Ah, vaffanculo. Due granate mi sono bastate, due granate. Ciao Reset. Due cazzo di granate. Due fottute granate de merda. E mo adesso che cazzo succede? Ok. FBI,
sulle mani. Grazie per l'host, reset. Sulle mani. Adesso come si esce da sta situazione? No, piano, 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 piano. Sali, 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 sali. Ok, bravo prima. Bravo prima. Ciao. Ciao a tutti i compagni di reset. E buff. Ah. Cazzo. Ce la devo fare. Cioè devo sopravvivere con 6 di vita. Scherzavo, uno di vita. Scherzavo, in realtà non ce la farò, non ce la farò. Dai, sono 6 di vita, ma seriamente. Comunque grazie per l'host in reset. Un salutone a tutti gli ospiti di reset. Io sono Vince 397. E porto un po' di tutto. Capiamoci. Sì, ma non puoi ammazzarmi proprio quando salvo la partita. Ma che è? Non puoi ammazzarmi quando salvo la partita, proprio non puoi. Cioè, proprio nel momento in cui premo F6, boom, mi ammazzano proprio. Mi ammazzano proprio nel momento in cui salvo la partita, vabbè. Vabbè. E meno male che non mi raggiungo da qui. Come stai, Reset? Con moltissima calma tentiamo di non crepare come dei cani. Ma sì, bene, devo registrare degli audio. Sempre della cosa del calcio, oppure... Vabbè. Allora. Per favore. Possiamo cercare di uscire da questa situazione. Dai, c'ho uno di vita. Cioè io devo fare tutto sto casino con uno di vita. Con uno di vita. Devo fare tutto questo con uno di vita proprio. No. E dai, ma neanche il tempo di entrare. Cioè, mi ha dato tutto il tempo del mondo per entrare, però cazzo. Meno male che la ringhiera mi ha salvato. Meno male che la ringhiera mi ha salvato un par de coglioni proprio. Cioè si distrugge tutto tranne i muri, che sono praticamente fatti antiproiettile o cazzate varie. Però finalmente non ce la facevo più. Era ora, non ce la facevo proprio più. Ora che abbiamo attivato tutto dovrebbe essere tutto a posto, no? Spero. Non mi dire che ho sbagliato a venire qua. A passare per qua. Ah oh, no. Posso anche... No. Sul serio. Non mi dire che quest'arma non mi serve un cazzo. Sul serio. Non mi serve un cazzo quest'area. Vabbè, andiamo qua. Ok, vediamo di uscire una volta per tutte. Da questa situazione del manga.
Anche se mi chiedo come cazzo ce la si fa, insomma, in qualche modo ce la possiamo fare. Me lo auguro. Calcolando che tutto sto casino proprio. E a sto giro non vado neanche con un 21 di, con uno di vita, ragazzi. Vabbè. I medikit sono sempre accetti. Grazie. Oh. L'altro pezzo di carne morto. Ma va. Ok, vai a registrare. Ok, reset. Allora. Ok. Ci siamo. Ok, a più tardi, reset. Stavolta non mi ammazzo del tutto. Stavolta non ho più uno di vita. Guarda, a sto punto, non venite addosso, perché tanto lo so benissimo che crepate come dei cani. Quindi compace il discorso cani e non crepate come dei cazzo di cani. Sono guardie rincoglionite. Ah, ok, non mi fa niente. Ok. Sono guardie rincoglionite. Che cazzo ne so, probabilmente avranno il cervello peggio del cane mio. Ok, ma ora dove cazzo devo andare? Uffa. Cioè, farò non perdermi di vista nulla, qualcosa di importante proprio. Ma vabbè, lasciamo questo. Oh! Lead the way, sir. Levati dai coglioni. Sorry. Facciamo una cosa, questa auto, quel casino non è servito un cazzo. Don't forget to reload. Ti devo dare una pallottola pure a te. Anzi no, facciamo una cosa. Vieni. All right, let's go. Andiamo. Tanto ti voglio farti presentare i miei piccoli amici. Ah. Ecco. Sempre a meno non mi sprecate colpi. Allora. Ora. Cosa dovrei fare qui? Perché è strano. Aspetta, non li posso prendere a sprangate? No, non li posso neanche prendere a sprangate, non mi fanno niente, non mi danno niente. Vabbè. Questo non si apre. Ma poi vorrei capire, che cazzo mi serve tutta sta roba? Se poi non posso neanche andarci da qualche parte. Boh. Cioè, in questo momento invece Ravello sta cercando un attimo di elaborare cosa cazzo deve fare.
Avete finito di buttarmi per spy? Oh. Su serio, mi sono fatto. Cioè, su serio, ho perso tutta quella vita. Ho recuperato tutta quella vita e la riperdo subito proprio. Ma che cazzo. Ma cos'è sta roba? Ale. Cioè sono dei cosi di teletrasporto, seriously. Sono tipo i teletrasporti di Doom. What the fuck? Pure i teletrasporti di Doom ci stanno in sto gioco. Pure un teletrasporto alla Doom proprio. Pure i teletrasporti alla Doom. Ok, dove mi porterà questo? Vai così. No! Giù le mani. Testa di merda. Andiamo nella porta numero 1. Che non c'è un cazzo. Tranne i cadaveri. Andiamo 2. La porta numero 2. È un fottuto labirinto. Un fottuto labirinto di merda. Seriously? Grazie gioco. Grazie mille per la trollata. Grazie mille per la trollata. Quattro. Scusa. Va bene. Oppio, va bene. E ho sputato pure sul monitor. Ho sputato pure sul cazzo di monitor. Bene. Quindi. Salve. Ma va. Shucks. I thought you were a pizza guy. Posso sparargli? Vabbè, va. Vado da solo. Tanto a voi non mi serve a niente. Non mi è servito a niente. Siete solo carne da macello. L'altra volta no, però. Ah, purtroppo sì. Numero 5. Dove? Su serio? Devo fare di nuovo tutto quel bordello? Devo farmi davvero tutto quel cazzo di bordello di merda? Ma vedremo di risolvere questo piccolo rompicapo di teletrasporti nella prossima live.
nella prossima live. Quindi, ragazzi, quindi ragazzotti, termino qui questa live. Ci vediamo giovedì per o una live random, oppure vedrò un pochettino cosa potrei portare giovedì. Vi dirò su Instagram, se per caso avete dei giochi che volete consigliarmi, perlomeno, oppure semplicemente vado per la ruota. Vabbè, detto questo, termino qui questa live. Spero che vi sia piaciuta. In quel caso, se volete seguirmi, cliccate qua in alto a destra e tenete la campanella accesa per il campanellino per tenermi aggiornati sulla prossima live. Seguitemi su Instagram, dove tirerò fuori qualche clip e qualche cazzata varia. E se volete comprare qualche gioco, ci sta il link di affiliazione qua sotto. E se volete farvi da me, Mr. Reset e compagnia bella, vi lascio, c'è sempre qua sotto a questa live, troverete l'IP per poter far visita al nostro server DTS della Chaos Community. Detto questo, un bacio e un abbraccio, spero che vi sia piaciuto, ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati, tutti quelli che stanno ora, tutti quelli che sono andati di fretta, e noi ci rivediamo alla prossima live. Ciao a tutti, arrivederci. Oh yeah!